Buongiorno fiorellini, fiorelline, con questa pigiama che ho fatto colazione e sto facendo il video per questa sera e perciò non mi so ancora messa la tuta. Parliamo di capelli, di shampoo e dopo la sigla parliamo di capelli e di shampoo. Ecco, sono ritornata. Vedete, sembra che mi è uscito un po' di rosso quello che c'avevo i capelli sotto con la luce. Boh, non lo so. Mo' vediamo quanto me lo rifà. Mi rifaccio una tinta da parrucchiere e se mi riscappa il rosso, perché 2 o 3 volte ci vuole, mi aveva detto il parrucchiere. Minimo 2 volte o 3. Per farmi levare il colore rosso ramato che mi aveva fatto sotto. Allora, io mi sono fatta lo shampoo insieme a voi sabato. E mo me li devo lavare martedì. Però io quando... Allora, per sabato, domenica, lunedì, martedì, 3 giorni sono. Sono già 2 giorni mi sono lavati i capelli. Ma io, sinceramente, mi sento già sporchi, già da ieri, dal primo giorno. Non capisco perché. Vabbè, voglio mettere silenzioso perché se no, potazzi, sono al telefono. Allora, mettiamo silenzioso. Io me lo sono sempre lavati, quanto, tanto, quando ero ragazza mi lavavo. Dopo 2 giorni, per esempio oggi mi sarei lavati. E poi quando sono andata con la religione mi lavavo 3 volte a settimana perché quando c'erano le adunanze mi lavavo il martedì, giovedì e il sabato o la domenica, dipende quando c'era. E mo me li lavo il martedì e il sabato. Quando mi lavo il sabato fino a martedì ce l'ho su per giù così. Non sono proprio tanto sporchi, però io me li sento sporchi, mi sento io sporchi, perché all'inizio me li sento io sporchi, però se sporcano proprio. Ma io non c'avevo, io non ho capelli secchi nella realtà, ce l'avevo secchi, poi c'ho la ricrescita, perciò sono i miei capelli, non sono tinti sulla ricrescita, pure se sembrano uguali, vabbè. E stanno iniziando a sentire un po', però io devo provare se ho i capelli grassi, perché quando io me li lavo dal martedì fino al sabato ce l'ho parecchio sporchi, mi ci metto mollettine e si vedete bene di meno così. E però il problema che ho è che quando mi tocco i capelli così mi fanno male. Quanto ce l'ho sporchi? Non lo so. E vabbè, comunque io uso questo shampoo qua che è per i capelli secchi, latte di cocco, capelli secchi 95% di origine naturale e questo balsamo qua. Però io vi ricordate quando pensavo che mi cascavano i capelli e avevo Equilibria, avevo comprato, però per non fa cascare i capelli. Questa non è per non fa cascare i capelli, ma è per shampoo purificante, tè verde e un letto per capelli normali e grassi. Voglio provare a lavarmi con questo shampoo che è per capelli normali e grassi. Per vedere se non mi fa le cose, però io mi devo mettere il balsamo. Pure questa marca qua è sempre per i capelli secchi come questa qua. Non cambia il balsamo, non lo so.
giusto se trovo qualche crema che c'ho sotto lì per mettermi la memoria di capelli. Insomma, io mi voglio martedì provare a lavarmi con questo shampoo qua, che poi profuma parecchio buono. Era nuovo, però è rimasto a mezza bottiglia. Non lo so. Non l'ho usato quasi mai. Io l'ho usato poco poco. E se questo vedo che da martedì a sabato rimangono più puliti i capelli, mi vado a comprare questa qui. Si compra acqua e savone. No, acqua e savone. Si compra risparmio casa. L'ho comprato questo qua. E o se no pure Amazon. E tè verde shampoo purificante. Infatti, quando dopo questi shampoo di equilibria purificante, proprio così, pure lo shampoo che dovravo per quello che pensavo per cascavano i capelli, poi no, perché erano solo rovinati. Ti senti una cosa fresca sui capelli. Specialmente quell'altro shampoo. Ti senti la testa fresca, 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 fresca. Io ogni tanto me ce li lavo. Perché è per rinforzare i capelli. Aspetta, ora ve lo faccio vedere. Ora da prendere. Ecco, sono ritornata. Questo qua, Equilibria, che io usavo per quando pensavo che cascavano i capelli. Shampoo anticaduta, fortificante, fortifica per i capelli. E perciò io lo uso. Olio vera, argan, cheratina vegetale. E niente, lo uso. Questo qua, quando io mi ci lavo, ma pure raramente, una volta al mese mi ce l'avevo questo qua, perché non è che ho problemi, mi cascano i capelli. E ti senti una cosa fresca sulla testa, non lo so. E questa è la stessa marca, e non so, questa di Equilibria costano un po' di più, sì, però ti senti più purificati i capelli così. E c'ho questo balsamo qua, sempre di Equilibria, cheratina efficace, naturale, balsamo nutriente. Ah, balsamo nutriente. Io, come sapete, io ci tengo tanto i capelli. Chi mi segue da 2016-2017 sa che io sono molto, molto, molto fissata ai capelli. Me questo, che niente, questo parrucchiere che mi piace troppo. Fa quello che voglio io, il colore dei capelli, il taglio di capelli, tutto quello che voglio io, perché mi dà consiglio e io gli dico sì. Dice quando devi tagliarli, quando devi fare questo qua, devi fare quella là, e allora io dico che sì e lui me lo fa. E poi è molto bello quando ti lavano i capelli perché sono delicati. Io sono andata dai parrucchieri che ti strappavano i capelli. Quando io dovravo lo shampoo di mia figlia di Rocher, lo shampoo di Rocher, però quando andavo da e venivano tutti belli morbidi, robe così. Quando andavo da lei, ritornavo a casa con i capelli stressati. Ero super stressata perché c'era quella che lavorava per lei che me li strappava i capelli. Non so come faceva, ma me li impicciava così tanto che me li doveva strappare. Come si impiccia tanto, però. Questo qua non me li impiccia, non me li impiccia i capelli, non so, boh. Ed è
sia per i capelli normali e grassi. Se con questo non me li fa ingrassare, è perché questo è per i capelli secchi. Che io adesso, avendo non i tagliati i capelli, levando tutto di colorazione, tinte, robe così, io mi so fa sui capelli mia, naturali. I capelli mi ha fatto il giusto rosso ramato, no, un colore ramato e poi mi sa fa biondo scuro, il mio colore non è che l'ossigeno è alto, per esempio questo qua è super leggero, come se non te lo fa perché a 20 non è che ti fa tanto la cosa, 20 ti scurisci i capelli. E voglio provare pure questa crema. A me piace troppo, l'equilibrio mi piace troppo, però non si trova sempre equilibrio, capelli normali sì. Capelli se per esempio a me non me ne ingrassa, per esempio sono 2 giorni già che mi sono lavati i capelli, ma mi sento già sporchi. Questo non c'ha silicone, questo è un balsamo, però è per i capelli secchi questo, non lo so. Basta, per i capelli secchi. Per i capelli grassi non ce l'ho, c'ho solo sui capelli secchi, sia questo e sia questo. Tutti e due. Dopo voglio vedere se trovo per martedì, se trovo dentro il mobile del bagno, se trovassi una crema che non è per i capelli grassi o capelli normali, così. E ora vedere. Va bene, comunque io adesso vi posso lasciare, proviamo, vi farò sapere e questo ve lo posso far sapere sabato, venerdì pure. Ho letto su Google che è una questione di polmone, non è tosse vera e propria, ma è polmone, avendo un polmone praticando per respirare, aspettate un attimo. Comunque, vi stavo dicendo che aspettate un attimo, a prendere la caramella. Ecco, sono ritornata, mi prendo una caramella di questo. Non c'ho tosse, non c'ho niente, ma sono caramelle che ti aprono la respirazione. Stavo dicendo che ho letto su Google che non è tosse, ma è una cosa del polmone, perché ho il polmone solo, ti prende questa tossetta, robe così. Allora, stavo dicendo che io martedì mi lavo i capelli con quel shampoo, con questo qua, e voglio vedere se mi si sporcano di meno, perché io mi sono lavata con lo shampoo, questa marca qua, e già mi sento i capelli sporchi. Pure se non sono sporchi, sono lucidi, sono sani, sono. Però non sono sporchi ancora. Però io mi inizio a sentire sulla cute i capelli sporchi. E dopo si sporcano, me li sento sporchi. Mi fa male quando me li tocco. Ancora no, perché sono 2 giorni che mi sono lavati. Quando me li tocco, mi fa male pure la testa qua sopra. Comunque, infatti gli ho detto a parrucchiere se era la cheratina, ma ha detto no,
che radirano gli sporchi capelli. E forse è un problema tuo dei capelli tua, ha detto, forse si sporcano con facilità te i capelli. E vabbè, mo ci proviamo quando mi lavo i capelli martedì. Oggi siamo a lunedì, domani mi lavo i capelli e da domani fino a sabato non me li lavo. Voglio vedere se riesce a durare di più i capelli, perché oggi sono 2 giorni che mi sono lavato i capelli. Ho già mi inizio a sentire un po' sporchetti. Già mi sento già, invece non si dovrebbero sentire. Non si vedono perché non si vedono ancora 2 giorni, però me li sento io sporchi. Domani già sono 3 giorni, già mi sento ancora più sporchi. Che domani, vabbè, mi lavo i capelli tanto e voglio provare questo shampoo di Equilibria e se mi fa effetto, se lo trovo lo ricompro, però devo vedere la crema perché pure questa è per i capelli secchi. Questa qui forse è per i capelli secchi come quell'altra, come questa qua. Un po' preferito questo. Questa qua e questa sono per i capelli secchi tutte e due. E vabbè, questo qua, questa marca qua, questo con la crema mi fa venire morbidissimi i capelli, soffici proprio. Mi piace tantissimo, però mi si sporcono di più. O mi devo comprare questa marca qua per i capelli grassi e allora mi rimangono più puliti più giorni. Ma vediamo. Se non dovrò questo, se no posso dovrare questi due. Equilibria tutte e due. Voglio vedere come mi vengono i capelli. Questo è balsamo. Va bene, io adesso vi posso lasciare perché è finito questo video e ve lo dirò. Ve lo dirò verso pure giovedì, venerdì o sabato, poi vediamo come faccio un video chiacchiera e pure venerdì. Ve lo posso dire come ho i capelli. Venerdì, un video di venerdì. Vediamo che giorno farò il video. Non vi faccio vedere che mi lavo i capelli perché quanto li lavo sono pulitissimi, ma vi farò un video chiacchiera giorni dopo. Io adesso vi lascio, ciao, al prossimo video.